Benvenuti da Gino Stufano, quest'oggi 26 luglio 2012 sul sito web della web tv www.palesesantospiritotv.citywebs.com alla nuova edizione del TG. Allora, quest'oggi parleremo della sagra del pesce fritto che si svolgerà a Santo Spirito domenica 29 luglio che è ormai giunta alla settima edizione. Pertanto passo subito a comunicare la notizia pubblicata avantieri dal quotidiano Barisera. Quindi, per le cronache di quartiere, torna la sagra del pesce fritto con la settima edizione. L'attesissimo evento si svolgerà domenica 29 marzo sul lungomare. Passo a comunicare quanto è stato pubblicato. Anche per questa estate 2012 è in programma Santo Spirito la sagra del pesce fritto, manifestazione che negli anni passati ha riscosso un successo sempre più crescente di pubblico, arricchendosi anno dopo anno di tanti eventi ludici che hanno regalato ai santospiritesi e a migliaia di cittadini del circondario giornate speciali. La sagra pesce fritto ormai è un appuntamento fisso estivo a Santo Spirito. L'evento, prevalentemente a carattere popolare, vuole esaltare, come per i corsi anni, la locale gastronomia marinara di tradizione, il tutto finalizzato ad una strategia di crescita e di sviluppo turistico del nostro territorio per mantenere vivi le locali tradizioni, come pure la locale cultura. Marinara ed identità. Una grande festa per un palcoscenico che è il Porticciolo, che è il Porticciolo cui fa da struttura portante e vanto della economia santospiritese, che insieme al mare diventa una risorsa turistica ed ambientale da tutelare gelosamente. La sagra, giunta alla settima edizione, promossa ed organizzata dall'apposito Comitato Sagre Santo Spirito, con la collaborazione attiva di numerosi cittadini locali che spontaneamente hanno offerto la propria disponibilità, si svolgerà domenica 29 luglio prossimo sul lungomare di Santo Spirito. Per l'occasione il lungomare e la piazza San Francesco si trasformeranno in un grande contenitore culturale ordinario. Infatti in loco sono previste nel corso dell'intera giornata, oltre alla degustazione del pesce fritto sapientemente preparato e distribuito dalle signore del Comitato Sagre Santo Spirito, anche diverse iniziative. Molto significativa e suggestiva sarà la regata organizzata dal gruppo dei marinai di Santo Spirito, gruppo di marinai di Santo Spirito, con le tradizionali barche a remi, con il terzo trofeo Memorial Francesco Fiorentino, già presidente della locale cooperativa dei pescatori. Per l'occasione, alla premiazione del terzo trofeo è prevista la presenza di Antonio Moretti, il più vecchio marinaio di Santo Spirito in servizio all'età di 94 anni, e di Francesco Baldassare, avvocato e poeta, che omaggerà i presenti con una poesia da lui composta, ispirata, dedicata alla marineria di Santo Spirito. Molto interessante è da vedere
da vedere sarà la mostra fotografica Santo Spirito ieri ed oggi, a cura di due grandi fotografi locali, Angelo e Gianluca Roncone. La serata si concluderà con il grande concerto di Fausto Leali, sponsorizzato dalla provincia di Bari, grazie al presidente Francesco Schittulli, molto sensibile ed attento alle richieste di contributi. Ludici di rilievo da parte del Comitato Sagre di Santo Spirito in favore della popolazione locale e delle comunità. Scusate un attimo. E delle comunità vicinori. Va bene. Questa era la notizia che riguardava la sagra del pesce fritto che si svolgerà, come ho già detto in anteprima, a Santo Spirito domenica 29 luglio. E passiamo adesso invece ad un'altra notizia che riguarda il quartiere di San Pio. E nello specifico riguarda il mercato che probabilmente il comune sta pensando di abbatterlo. Questa è la notizia che è stata pubblicata dal quotidiano Barisera mercoledì 25 luglio 2012. Il mercato di San Pio tra rinascita e demolizione. C'è chi vuole aprirvi un supermercato, ma il comune pensa di buttarlo giù. Passo a comunicare quanto è stato descritto. San Pio, il supermercato. Il supermercato sa da fare. La solita burocrazia comunale rischia di affossare un progetto di un imprenditore privato. San Pio. Ai tanti problemi che affliggono il quartiere periferico di San Pio, il quartiere periferico di San Pio rischia di aggiungere la morte già sul nascere di un progetto di riqualificazione del manufatto dell'ex mercato rionale di un imprenditore barese vorrebbe trasformare in un moderno supermercato. In Via della Felicità a San Pio c'è questo grande edificio destinato ad ospitare, in base al progetto originale, negozi e botteghe. Costruito negli anni Ottanta ma inaugurati dopo decenni di abbandono, la struttura, che ogni tanto si trasforma in discarica abusiva, ha bisogno di essere riqualificato. Il consigliere Pasquale Sasanelli della prima circoscrizione è intervenuto a gamba tesa sulla questione per l'evidente paradosso che la contraddistingue. Qualche mese fa, racconta il consigliere Caterina Mincuzzi, amministratrice della SRL CM Central Market, con sede in Bari, esercente l'attività di gestione di punti vendita al dettaglio di generi alimentari e non, ha mostrato interesse a dotare la zona di San Pio di un adeguato hard discount. Questo supermercato, secondo le intenzioni dell'imprenditrice, offrirebbe alla popolazione residente in loco quanto necessario per i consumi familiari a prezzi accessibili e consoni alla loro capacità finanziaria. Per questo, continua Sasanelli, la Mincuzzi, con lettera inviata al sindaco di Bari Michele Emiliano e alla ripartizione patrimonio, chiedeva di ottenere la concessione o d'altro titolo ai sensi delle normative vigenti dell'immobile dell'ex mercato di San Pio, al fine di ristrutturarlo e destinarlo a struttura commerciale. All'istanza veniva allegato un progetto di massima con relativo
quadro economico dell'investimento oltre alla visura camerale. A questa manna, caduta dal cielo, continua Sasanelli, il Comune di Bari, attraverso i suoi servizi tecnici, contrapponeva un progetto in itinere di abbattimento della struttura. Ma com'è possibile? Si domanda il consigliere e aggiunge, dopo anni ed anni di denunce fatte personalmente e pubblicamente riguardo alla vetustà e pericolosità della struttura bisognevole di aggiustamenti e adeguamenti, oggi che un coraggioso imprenditore la vuole trasformare in struttura commerciale, il comune vuole abbatterla. Ma in logica e il buon senso sono ancora di casa in corso Vittorio Emanuele a Bari. Lo stesso sindaco emiliano, a parere di Sasanelli, sarebbe favorevole a questo progetto di Mincuzzi, tanto da invitare a riflettere sulla questione alcuni tecnici e dirigenti della ripartizione lavori pubblici favorevoli all'abbattimento della struttura dell'ex mercato. L'occasione di un privato che si assume l'onere di riqualificare una struttura pubblica fatiscente per trasformarla in un supermercato a San Pio è troppo ghiotto e, secondo Emiliano, per lasciarsela sfuggire, a parte gli indubbi conteggi di carattere sociale che ne deriverebbero in termini anche occupazionali. Di certo non ha risparmiato le critiche il consigliere Sasanelli riguardo alla questione ex mercato di San Pio. Ha sempre denunziato sin dal 2004 attraverso i mass media il degrado e la necessità di riqualificarlo con l'insediamento di supermercati o esercizi commerciali, come pure ha sempre criticato le scelte di regione e comune che da molti anni hanno privilegiato altre zone di Bari per i grossi investimenti commerciali, che hanno prodotto tanta occupazione ma necessità vitale per i cittadini di San Pio. Il consigliere elenca alcuni esempi come Iapigia, Cooperativa San Paolo, ex Carrefour Metro, zona Santa Caterina, la Mongolfiera e Cooperativa, Cooperativa Mungivacca, Ikea, Poggiofranco, ex Carrefour, oggi Coop. Per questo invita il sindaco emiliano ad esprimersi al più presto e favorevolmente sulla richiesta della Mincuzzi prima di qualsiasi ripensamento, perché altre occasioni potrebbero non esserci ed il quartiere ha bisogno di queste iniziative che potrebbero attirare altri investimenti in zona con ripercussioni certamente positive in termini sociali ed occupazionali. Va bene, questa era la notizia che riguardava l'eventuale abbattimento o rinascita del supermercato di San Pio allo stesso quartiere. E ancora, per quanto riguarda i ragazzi disabili, parliamo qui a Palese dell'associazione Nicolas che si occupa dei ragazzi disabili che ormai sono stati dimenticati dal comune. Bene, io passo subito a comunicare quanto descritto qui dal quotidiano Barisera. Allora, Palese. Per l'ennesima volta il Comune di Bari nega i fondi per la colonia estiva, vale a dire il soggetto terapeutico ai ragazzi disabili. La denuncia dell'associazione Nicolas a tutela delle
a tutele delle diverse abilità, che ha diramato un comunicato stampa a firma del presidente, della presidente Francesca Del Vecchio, nella qui fotografata nell'articolo, un soggiorno ben noto dall'amministrazione barese, che si legge, non ha, si legge anni addietro, ha assicurato il servizio per l'intera stagione estiva, circa 70 giorni. Negli ultimi anni il comune sostiene di non poter far fronte, costringendo quindi i disabili all'ennesima lotta per vedersi per vedersi garantito un diritto. La causa, a parere della regione, del comune di Bari, sarebbero le ristrettezze finanziarie e i tagli che permettono di finanziare solo eventi ritenuti urgenti e indispensabili. A questo riguardo si chiede la Del Vecchio quale sia l'urgenza e la condizione indispensabile che invece ha giustificato i contributi elargiti per iniziative e manifestazioni ludiche e o pseudo-culturali, ad esempio, giusto per citarne alcuni più o meno noti, i lauti finanziamenti concessi al Battiti Live, al Summer Music Village, all'evento Scritture in Città e molti altri ancora. La realtà, prosegue il comunicato, è che di fatto i soggetti diversamente abili vengono ignorati. Nel ricordare che il soggiorno estivo non è una vacanza al mare, ma una presenza terapeutica e riabilitativa di cui necessitano i ragazzi meno fortunati, l'associazione Nicolas si sta prodigando presso le varie autorità comunali a che recedano dal loro immobilismo, facendo presente che le famiglie dei ragazzi sono sul piede di guerra e minacciano azioni clamorose nei confronti dell'ente governato da Michele Emiliano. A tal fine, la presidente di Nicolas, assieme a una rappresentanza di famiglie e di soggetti diversamente abili, saranno presenti alla prossima seduta del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio, contando sulla sensibilità dei consiglieri. Va bene, ebbene, io ho terminato qui le notizie. Non ho al momento altro da poter comunicare, e qualora dovessero esserci altre notizie lo potremo annunciare in una prossima edizione del TG Web. Bene, dagli studi della web TV www.palesesantospiritotv.citywebs.com per il momento è tutti. Un saluto da Gino Stufano e vi do un arrivederci alla prossima edizione.